Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria e precisamente a Melissa in provincia di Crotone, 3600 abitanti, 256 metri sul livello del mare, un bellissimo territorio che fonde il colore dei vigneti con il blu del Mar Ionio, ma diamo la voce ai protagonisti del territorio. Sono qui nella grotta con le mie amiche, abbiamo fatto il pane come un tempo di una volta, come si faceva dai nostri nonni, la nostra mamma ci ha insegnato a fare il pane. Amiamo Melissa perché è bello, ci siamo cresciute, siamo state sempre qui e a noi ci piace molto Melissa, è un paese di agricoltori, il vino specialmente, quello che c'è di buono, l'olive, il vino, tutto, l'olio, tutto buono è. Venite a trovarci perché qui vi aspettiamo, è un paese molto bello e accogliente. Melissa è un paese, ritengo, straordinario, dalle bellezze straordinarie. Il fatto che ha questa forte peculiarità di essere un paese parzialmente montano, alla zona a mare e nello stesso tempo ha anche la collina con dei vigneti stupendi e anche con una bellissima montagna. Il fatto di avere quest'anno ottenuto anche la bandiera blu, che ha evidenziato la bellezza e sostanzialmente ritengo anche l'attenzione da parte di questa comunità all'ambiente e quindi al mare, con un entroterra ritengo straordinariamente affascinante come il Borghi di Melissa, la sua storia. E da questo paese che sono partite le prime lotte contadine, le lotte per il latifondo. Melissa è stata anche meta di grandi poeti, grandi pittori come Guttuso, di Treccani, lo stesso Pasolini, ma tanti altri hanno evidenziato questo di Melissa, no? La forte povertà ma nello stesso tempo questa voglia di riscatto. Melissa è dotata di grande struttura alberghiere, di una spiaggia ritengo straordinariamente bella, di un mare pulito, accogliente. Facciamo parte dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia e speriamo da qui a poco di partire con questa bellissima iniziativa che riguarda il paese albergo, organizzato per poter accogliere i turisti nel borgo. A Melissa c'è una veduta bellissima, si vede tutta la vallata e nella vallata ci sono dei vigneti straordinari. Il nostro gonfalone è legato molto alla storia di Melissa, rappresenta la ninfa protettrice delle api, la ninfa Melissa, in atteggiamento divinatorio, la pianta è la pianta Melissa, le api fanno parte della nostra storia perché in greco significano Melissa, quindi l'ape, il miele. Ritengo che Melissa è una comunità fatta di gente accogliente, gente dolce, gente che ha il sapore del miele. Questo vino
vino è rosso e fino. Sale e scende dalla marina, facciamo un brindisi allo TV 2000. E nella chiesa madre di Melissa, in provincia di Crotone, andiamo ad incontrare il giovane parroco. Ci troviamo nella chiesa madre intitolata San Nicola Vescovo a Melissa, in provincia di Crotone. Questo incanavata, diciamo, favorisce tantissimo l'incontro. Nell'omelia io posso riuscire a guardare negli occhi le persone in modo da far arrivare per quanto è possibile il messaggio del Vangelo. La festa di San Nicola è la festa patronale, c'è un triduo di preparazione, la messa solenne, una piccola processione. San Francesco di Paola ha preso il sopravvento qui, è una festa proprio grandissima che facciamo nella prima settimana di agosto per dare la possibilità agli emigranti di partecipare. A Pasqua è molto sentita la Settimana Santa, noi la viviamo proprio con un forte senso di partecipazione e ogni Settimana Santa viene invitato sempre un sacerdote che viene da fuori proprio per metterci noi in ascolto della parola, di un carisma diverso, per sentirci sollecitati a prepararci a vivere la Settimana Santa, in modo particolare il Triduo Pasquale. E viene fatta la processione il Venerdì Santo per le vie principali del paese. San Giuseppe, anche come patrono universale della Chiesa, anche qui la devozione c'è. C'è la novena, la processione, il 19 marzo, la messa solenne e poi c'è una tradizione, la vigilia. Praticamente una famiglia fa un pranzo e viene distribuita a tutte le persone che vanno. Melissa ha 5 chiese, allora questa è la chiesa madre, poi la chiesa della Madonna Assunta nel Rioni Chiusi, la chiesa di San Giacomo sempre nel borgo, nel centro storico. La chiesa di San Francesco di Paola e la chiesa della Madonna dell'Udienza, artisticamente molto bella e anche come festa molto sentita. La Madonna dell'Udienza, la Madonna che ascolta, che porge il suo orecchio verso i suoi figli. La parrocchia della frazione di Melissa, Torre Melissa, è dedicata alla Madonna del Carmelo. C'è un altro parroco, è un paese sul mare, molto visitato durante il periodo estivo. La catechesi noi l'abbiamo impostata in tutte le classi della scuola primaria e secondaria. Il sabato è dedicato all'oratorio, essendoci anche qui a Melissa la presenza delle suore rosminiane che vengono dal nord. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Melissa in provincia di Crotone con il presidente del gruppo di azione locale Croton. Andiamo a scoprire le tipicità del territorio. Siamo al centro di degustazione qui a Torre Melissa presso la Torre Aragonese. Abbiamo qui l'eccellenza dei nostri prodotti. La tipica sardella, che è un prodotto esclusivo della nostra area. Insieme alle sarde sono i due piatti che provengono dal mare, quindi abbiamo qui il nostro mare limpido, azzurro, e ci danno queste bontà.
Abbiamo una zuppa, soprattutto quella fatta con le fave e la cicoria, che è una nostra vecchia tradizione. Mentre l'altro piatto è l'eccellenza, perché sono i maccheroni con carne di capretto. Era uso e tradizione della nostra popolazione il capretto sempre, soprattutto nei periodi festivi, la domenica, averlo a tavola. Il caciocavallo podolico è un prodotto di questa razza nostra particolare, e pensate che da una mucca noi riusciamo a ottenere 5 litri di latte. Il pecorino crotonese con la ricotta affumicata sono altre due eccellenze del prodotto caseario del nostro territorio. Alcune tipi di lavorazione vengono stagionate nelle grotte, quindi abbiamo un prodotto veramente eccezionale con una stagionatura di circa 2 anni. L'altra eccellenza sono i prodotti del maiale nero, le soppressate, le salsicce, l'anduia, il guanciale, la pancetta, il capocollo. Quindi noi abbiamo qui tutta la gamma del maiale nero, che è la razza autoctona della Calabria, che qui su queste colline pascolava allo stato anche selvatico. E poi abbiamo le eccellenze del vino che accompagniamo, il vino di Melissa, la nostra cantina che produce un vino eccellente da queste colline. Quest'oggi abbiamo portato un olio, è un olio di Pennulara. È una varietà unica della nostra zona, la percentuale di acido oleico supera l'80%, quindi è uno straordinario prodotto, soprattutto per la salute. Quindi la carrellata di questi prodotti è tutta qua. Io vi aspetto, quando potete, venite e degusterete queste eccezionalità che il nostro territorio vi offre. Complimenti per la zuppa, perché grazie. Veramente buona, 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 buona. Grazie, grazie. E qui a Melissa si è tenuto l'evento storico più importante del territorio dell'Alto Ionio Crotonese. Scopriamolo! Melissa è un paese antichissimo, si trova già nell'età greca, ma come lo vediamo oggi nel borgo medievale sorge verso il 1000. Si basava sull'agricoltura, sulla terra. Allora la terra è tutta in mano al feudatario, in modo particolare al feudatario che si chiamava la famiglia Campitelli. I Campitelli sono quelli che hanno fatto costruire la torre, dove adesso noi ci troviamo, che è una torre costruita con i turchi. In questa zona i turchi sbarcavano spesso a fare delle razzie. È una torre molto antica ed era l'unico edificio che esisteva in questa zona alla Marina, perché tutti gli abitanti erano concentrati nel borgo medievale. Alla famiglia Campitelli apparteneva un certo Francesco Campitelli, famoso per una leggenda. Si narra che lui abusasse di un diritto, il famoso ius prime noctis. Era un sopruso che i medicesi non potevano sopportare, per cui un popolano lo uccise. È una leggenda che però nasconde una verità storica, il potere, la prepotenza di questo feudatario nei confronti del popolo. Il feudo poi, nel passare dei secoli, passò a un barone di Crotone, la famiglia Berlinceri. Il popolo era molto povero e non aveva nulla e pregava sempre per avere un po' di terra. Questa pressione sulla terra continuò fino nel Novecento. Nel 1943, subito dopo l'arrivo degli americani, ripresero le lotte contadine che proseguirono per parecchi anni, fin quando non si arrivò nel 1949 al famoso eccidio di Fragalà, un territorio a Melissa, dove la polizia sparò sui contadini che avevano occupato le terre del barone Berlinceri. La polizia uccise 3 giovani, Francesco Nigro, Giovanni Zito ed Angelina Mau.
Dopo questo eccidio, finalmente il governo di allora, nel 1950, espropriò le terre del latifondo al barone Bellinceri e le divise tra i contadini. I contadini ebbero un pezzetto di terra che però non era sufficiente per poter vivere e quindi, a partire dal 50 e poi negli anni 60, ci fu una emigrazione che si diresse soprattutto verso il nord e verso l'Europa. A Melissa si inforna il pane ancora come un tempo. Andiamo ad incontrare il presidente dell'associazione Prologo perché ci presenterà la manifestazione dell'agosto. Siamo sotto i ruderi del castello, alle nostre spalle le grotte rupestri che per noi rappresentano un itinerario culturale dove facciamo conoscere anche la nostra gastronomia e non solo la nostra storia. Nella prima grotta le fasi di lavorazione del pane, dall'impasto nella tipica maigia, che era un utensile utilizzato apposta per i grossi impasti, perché la tradizione del pane qui da noi era quasi ad uso domestico, ma diventava un rito per le famiglie che abitavano vicino, c'era la convivialità proprio attorno al rito della preparazione e poi della consumazione del pane. Abbiamo tanti tipi di produzione di prodotti da forno, dal pane tipico alla pizza, che è una ciambella particolare col buco a centro. Le frese, i taralli. Ma soprattutto le pizze rustiche, quelle che noi effettivamente nel mese di agosto proponiamo con la manifestazione che si svolgerà nella seconda quindicina del mese a Pittana Cosa Fina. La Pittana Cosa Fina è una manifestazione che promuove la pizza rustica, quella cotta appunto nel forno a legna delle grotte rupestri che prende un sapore eccezionale ed è unita ai prodotti del territorio. Coniughiamo la tradizione contadina alla tradizione marinara, un po' l'espressione di questo nostro territorio che raccoglie sia il centro storico che il mare appunto. E poi anche la tradizione del maiale trova libero sfogo nella preparazione delle pizze rustiche, infatti quella più rinomata tra virgolette è la pizza con i ciccioli. È un prodotto che potrebbe essere consumato anche al mattino, ma che poi trova, come dire, un buon gusto anche nelle trattorie del posto o si può consumare tranquillamente nelle famiglie che qui ancora hanno un'ospitalità tipica di quella calabrese. Eccellenza di Melissa in provincia di Crotone è il vino. Andiamo ad incontrare il presidente delle cantine riunite, Ciro e Melissa. Come vedete siamo fra i vasi vinari ancora oggi in cemento, modernamente ristrutturati, tutti collocati con un impianto di refrigerazione, parte integrante della nostra vinificazione. Una delle strutture più grandi del Mezzogiorno, dove per circa mezzo secolo ha rappresentato l'eccellenza della vitivinicoltura calabrese, e se oggi il Ciro Doc e Melissa è conosciuto in tutto il mondo è grazie a questa struttura, a questa cantina. Il Ciro non è da meno a nessuno, noi ci siamo prefissati l'obiettivo di modernizzarlo, di cercare la parte più buona, più completa di questo vitigno, di questo vaggio, che riesce ad esprimere delle grandi peculiarità. Oggi noi come cooperativa, come cantina, abbiamo due prodotti importantissimi di nicchia che sono l'Ipsicron DOP
che storicamente parlando è il nome di Cirò in assoluto ed è quasi un omaggio a quella storia del Cirò. Poi abbiamo il Melissa rosso che rappresenta la DOC Melissa. E infine il Fragalà, un IGT Calabria, che ritengo sia la massima espressione oggi dei nostri prodotti, ma principalmente racchiude veramente in questa bottiglia tutto il nostro territorio, che dal nome storicamente parlando rievoca i fatti di Fragalà. La nostra cooperativa oggi annovera circa 90 soci, quindi 90 aziende vitivinicoltori che vivono di questo, e rappresentiamo circa un terzo della nostra vitivinicoltura di tutto il nostro territorio. E con l'assessore alla cultura del comune di Melissa in provincia di Crotone andiamo a scoprire le iniziative proposte nel corso dell'anno. Un calendario molto ricco di manifestazioni estive e non solo estive, grazie anche alle tante associazioni che ci troviamo quindi nel nostro paese, associazioni che fanno promozione per quanto riguarda i nostri prodotti tipici. Ci sono invece i gruppi teatrali che propongono la nostra storia, come la storia del Conte di Melissa, ma nello stesso tempo anche la nostra lingua, facendo quindi delle commedie in vernacolo. Ma poi ci sono anche le nostre grandissime manifestazioni, come la Notte Rosa che ha portato quest'estate 7.000 persone. Le nostre feste patronali, la festa di San Francesco, la festa della Madonna del Carmelo. E nello stesso tempo ci sono poi una delle grandissime manifestazioni che è già alla nona edizione quest'anno, è il Motoraduno di Eccellenza Nazionale, che abbiamo portato a visitare quindi il centro storico di Melissa e a visitare anche il Museo del Vino, il museo che è diventato non solo del vino ma anche di arte contadina. Come anche qui ci troviamo nella torre dove c'è allestito all'interno il Museo di Arte Contadina. Per visionare la fotogallery e tutto il resto vi invitiamo a visitare il sito del comune. Da quando non sono nato, fino a mo. E io studiavo tutte le cose, facevo quante storie di essere nato nel tuo paese, trovare gli amici, ammazzavo i porci come l'ammazzavo anch'uno, mono, rado proprio anch'uno, e facevamo una bella festa con tutti i paesani, i parenti, mangiavamo, bevivamo, non c'era nessuno rancore. Ma le cose sono cancellate. Ma per questo fatto, io volessi cantare una canzonetta di dialetto. Buonanotte, mo che mi veniste, per mille volte sia la buon giovane. Sono venuto per la fine di l'anno, fammo la scena che mi ha fatto anno.
Mo che si leva stata di Ciparma, sa che sapeva una bandiera. E una mano porta alla lumare, all'età mano lava l'endestina. Non devi pensare a stina di parata, ma a stina di cuzzupe e soppressata. Dalla Torre Aragonese vi salutiamo e vi invitiamo a visitare tutti i borghi d'Italia. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva la Calabria, viva Melissa e ciao!